E ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Non lo vedete ma siamo in Calabria, stiamo facendo rifornimento perché ora ci andiamo a fare tutto il giro della Sila. Sono tanti anni che voglio farlo e abbiamo anche l'opportunità di testare la Touareg con la nostra Giulia e un bauletto messo in maniera provvisoria. Non vi faccio vedere ancora la moto, ci facciamo prima due curve, conosciamo i miei amici calabresi e poi dopo vi faccio vedere un po' con le modifiche. Eccole qua. Buongiorno, abbiamo fatto un po' di ritardo. Davide, molto piacere. Belline, tutto a posto, grandissimo. E si comincia con le curve della Sila, ma voi dovete sapere che noi non siamo qui oggi solo per visitare questa fantastica catena montuosa che è una delle più grandi d'Europa, ma siamo qui anche per testare la Touareg in questo migliaio di chilometri che faremo in due giorni. Perché? Perché a settembre io e Giulia, come siamo su questa Touareg carichi di valigie, andremo in Marocco. Ed a proposito, proprio perché andremo in Marocco, quindi in Africa, è arrivato il momento di presentare lo sponsor di questo video. Mi è mai capitato di essere magari fuori Italia e cercare di guardare o qualche TV nazionale oppure semplicemente collegarvi a qualche account italiano come magari Netflix o altro? Spesso siete bloccati perché appunto certi siti non sono raggiungibili fuori dall'Italia. SharkVPN ci aiuta proprio a risolvere questo tipo di problema che tra l'altro mi si presenta ogni qualvolta vado fuori Italia. E questa è solo una delle caratteristiche di Surfshark VPN. Un'altra caratteristica fondamentale è che noi potremo collegarci a tutte le reti pubbliche, a tutte le reti wifi in generale in giro per il mondo senza rischiare di compromettere i nostri dati sensibili. E sì ragazzi, perché soprattutto quando ci si collega a delle reti wifi che siano pubbliche o private, siamo sempre col rischio che qualche malintenzionato possa tracciare un po' i nostri movimenti e quindi cercare di entrare nei nostri dati. Surfshark ti aiuta a mantenere il tuo dispositivo privo di virus e da navigare senza lasciare traccia. E queste sono caratteristiche dell'implementazione di Surfshark One, che è un servizio di sicurezza aggiuntivo di Surfshark VPN. Ma soprattutto la vera differenza che fa primeggiare Surfshark VPN è quella che un singolo account può essere condiviso ad esempio con tutta la famiglia e non abbiamo un limite di dispositivi. L'interfaccia è veramente semplice, intuitiva e la possibilità di switchare in pochissimi secondi da un server di un paese all'altro veramente ragazzi è impagabile. E rimbalzando da un paese all'altro, grazie alla geolocalizzazione avremo anche la possibilità tra l'altro di risparmiare quando organizziamo qualche viaggio geolocalizzandoci su un paese magari più povero. Sei fortunato perché con questo video avrai una prova gratuita di 3 mesi oltre che un prezzo esclusivo e trovi tutte le info in descrizione. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Surfshark VPN. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link e mi raccomando ragazzi, non fatevi sfuggire questa opportunità. Alzare, che figata! Ma è esploso qualcosa. Ma che cazzo? No, vabbè, figurati, non credo di me. Ma oddio santo, Peppe, partire, ci trova anche mio fratello. Ma che cazzo è? Porca puttana, e mo? Ora continuo, niente prima. Ecco il guaio. Che schifo, sembra cacca sciolta. Vero? Mai cacca sciolta quanto quest'essere qua, vedi questo. Che ne pensi Michele? Contenuto. Beh raga, spurghetto al volo. Cava la pasta. Metti uno spaghetto così dritto per dritto. Ma che è quella roba? Ed eccoci qui ragazzi,
finalmente vi posso mostrare un pochino dei piccoli aggiornamenti sulla Touareg. Il più evidente ovviamente sono le grafiche. Spero riescano a rendere dal video, perché c'è stato un bel lavoro da parte di Pasquale, il ragazzo che me le ha fatte, e anche un pochino da parte, nel senso che io sono stato molto molto esigente e le abbiamo fatte insieme come grafica, quindi diciamo è merito suo per la realizzazione, anche merito mio per quanto riguarda i gusti. Vi dico anche che praticamente questo pezzo è stato sbagliato, infatti sarà riparato tra virgolette, sarà ristampato un pezzo che va più sopra, infatti se vedete la scritta da VR praticamente la R scende giù, quindi questo sarà allineato, e abbiamo questa trama in questo caso nera con queste piccole linee grigie, trama che poi viene ripresa anche sul serbatoio, che porta questa trama molto più, questa volta molto più piena qui però sul serbatoio, perché non abbiamo una scritta da dover far risaltare come qui, mentre qui abbiamo praticamente poche linee grigie e qui invece abbiamo proprio un pattern, un tema completo così, e questo mi piace tanto. E poi c'è questo piccolo mondo che si vede un po' ovunque, diciamo per quanto riguarda l'aspetto touring, perché comunque questa è una moto che dovrebbe piano piano, si spera, visitare il mondo, quindi questo è il motivo principale per questo mappamondo che vedete sotto. Qui il pezzo grigio è diventato quasi totalmente nero, abbiamo messo questo adesivo con la scritta Touareg come c'è anche originale, sempre questo tema di pallini diciamo che formano una spirale pure alla fine. E qui c'è un pezzo che forse voi non vedete bene perché ci sono le protezioni Outback e le borse. Qui abbiamo il leone dell'Aprilia Factory sotto lo stesso tema del serbatoio e della scritta, che poi si spezza con la linea e la A dell'Aprilia, i pallini. C'è da fare ancora la sella, poi faremo vedere, a breve dovrebbe arrivare anche il cupolino. Parafango anteriore più o meno riprende sempre le stesse cose, scritta da VR, e poi abbiamo sempre qua il mondo con due linee rosse e questo stacco finale bianco che secondo me stacca bene con la moto. Lato destro ovviamente troviamo tutto uguale e la scritta al contrario, giustamente perché si deve leggere in maniera normale. E una cosa molto figa che c'è anche dall'altro lato è la grafica per quanto riguarda questi tre punti. Qui abbiamo un follow me ovviamente di YouTube col tasto dell'iscrizione, e quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, ragazzi, fatelo, perché veramente è l'unico modo e non vi costa nulla per ricompensare un pochino il mio lavoro. E qui abbiamo le due trame di prima che si spezzano, perché qui c'è la trama che troviamo sotto da VR e qui invece c'è quella del serbatoio, questo diciamo questa sorta di mimetico. Per quanto riguarda le lettere abbiamo lasciato originali, e poi passiamo al forcellone dove c'è il nostro main sponsor del canale, che è Easyblock, ragazzi, che ve lo faccio vedere di qua, secondo me è ancora meglio. Easyblock, che è un antifurto meccanico, sta sempre qua e si inserisce in due secondi e ci protegge la moto, ma soprattutto è anche un main sponsor. I ragazzi sono fantastici e ce lo troviamo su tutti e due i forcelloni, e non solo, perché Easyblock lo troviamo anche qui praticamente, vedete qua. E un'altra cosa però molto succosa che abbiamo aggiunto, se vedete bene, sono questi due faretti, ragazzi, che fanno una luce incredibile. Ora vedete le fascette perché credo di non averli stretti bene, quindi se ne sono un po' usciti i perni, allora ci ho messo le fascette di sicurezza. Sercomoto, ragazzi, sono specializzati solo ed esclusivamente sulla realizzazione di faretti, e ragazzi, cioè, vi giuro, vi metto qualche clip mo, ma la luce che fanno è impressionante, senza contare che poi qui abbiamo messo il pulsantino per maneggiare tutto quello che riguarda i faretti, basta premerlo e noi praticamente abbiamo questi due faretti. Vi ripeto, ragazzi, spero rendano a video, e abbiamo tra l'altro varie modalità di luce, quindi possiamo farli lampeggiare, possiamo fare l'effetto strobo, sia alterno questo effetto qui, sia l'effetto strobo insieme. Insomma, questi sono dei faretti veramente, ragazzi, il top. Però io credo di essere proprio sulla cacca e che sento proprio puzza. Comunque, in ogni caso, queste sono le principali modifiche. Volevo farvi vedere le grafiche di questa moto e poi questo telaietto shad che resterà sulla moto, poi vi farò vedere il perché. Ora ci andiamo a fare anche un piccolissimo pezzo di off-road, che ho conosciuto dei ragazzi qui che hanno le moto diciamo da enduro, e quindi hanno detto venite a fare questo pezzettino perché è semplicissimo. Comunque io ve la volevo far vedere, ragazzi, guardate quanto è bella con le grafiche, con le valigette messe lì davanti sul paratelaio Outback, guardate quanto è bella anche con i faretti che danno ancora più un tocco di avventura, non lo so, ragazzi, ci sono tante cose che ovviamente sono sensazioni che mi dà la moto quando la guardo, ma veramente sono troppo troppo contento.
capito niente. Non vedo un cazzo. Grazie ragazzi, torniamo indietro, quella è una strada semplicissima. Grazie mille raga. Perfetto ragazzi, noi stiamo ritornando a casa, siamo da stamattina alle 9 in moto, sono quasi le 9 di sera, quindi sono 12 ore, ci siamo divertiti, abbiamo fatto quasi 400 km, io ho fatto anche con Giulio un pochino di off-road e spero tra l'altro che queste due modifiche, quindi paretti sercomoto e soprattutto la grafica della nuova Touareg, che spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Come sempre restate sintonizzati sul canale, perché a breve dovrebbe arrivare finalmente il video in cui vi mostro lo scarico ed altro ancora. Bella ragazzi da VR, ciao! Vi ricordo ancora una volta che lo sponsor di questo video è Surfshark e sappiate che per ogni abbonamento che farete, vi ricordo anche 3 mesi gratis, aiuterete a crescere sempre di più il canale, che si sostiene in maniera del tutto autonoma.